Ciao ragazzi, sono Leonardo XYZ. Questo qui di video lo voglio fare un pochettino diverso dal solito. Voglio un attimo mandare un piccolo video aggiornamento riguardo alcune cose del mio canale. Ci tengo a cominciare col dire che se provate ad andare a cercarlo in tutti i modi, il video di Resident Evil 7 Revisited, il primo episodio l'ho buttato giù. Vi spiego un attimino il perché, perché dopo che ho registrato il primo episodio, neanche 3 giorni dopo mi sono preso la febbre a 39 e mi ha steso per 2 settimane. Un'altra settimana poi l'avevo pigliata per cercare di riprendermi. Oggi provo a registrare il secondo episodio, 40 minuti, e OBS mi ha corrotto il file. Praticamente ho anche qui la registrazione dello schermo, qui potete vedere che sto su Camtasia, ho il file. Ho registrato anche l'audio del computer. Quindi se tipo vado a silenziare questo qui, immagino che si possa sentire tranquillamente l'audio del computer, cioè dell'Xbox del gioco. Avevo fatto la parte, avevo finito. Ero uscito dalla casa principale, ecco, avevo combattuto contro Jack con la motosega e tutto quanto. Questa qui però è soltanto a registrazione della webcam. E qui ovviamente ci sta anche. Non so come che si fa qua. Eccolo qui. Ok. Puoi sentire comunque che c'ho tutto l'audio, anche tutte le cose. Serva, grazie, arrivederci. Solo che questo qui è il file di OBS. E me lo ha salvato che dura circa 16 minuti, che non è vero, durava 42 minuti o cose simili. Questo perché ho finito di registrare e mi ha tenuto sulla schermata lì che continuava a registrare con sopra la scritta stop della registrazione in corso e me l'ha tenuto per troppo tempo. L'ho dovuto premere di nuovo alla fine e mi è saltato tutto. Quindi questo è così, non mi va adesso di riregistrarmi di nuovo 42 minuti di gioco. Dico 42 minuti per non dire tutta la prima parte del gioco perché ho salvato sul file principale. Quindi ho perso in totale 80 e passa minuti di gioco dall'inizio fino alla fine del secondo episodio. E non ne ho veramente voglia di ricominciarmelo adesso. Quindi per ora la serie va giù. Poi, secondo aggiornamento, se molti di voi mi seguono da un po' di tempo, sapranno sicuramente che Glitch sta per far uscire tra letteralmente una settimana precisa MetaRunner stagione 3. Il problema è che il giorno che esce io devo andare all'estero. Stavolta però non è per nessuna vacanza studio come ho fatto in molti anni passati, è per una vacanza così di piacere con la famiglia. Quindi per il primo episodio dovrò tardare circa una settimana. In verità il primo episodio in sé esce il giorno prima che parto, ma tempo che Mariluigi dei Pixel Gamers fa la traduzione in italiano così che vi possa portare la reazione, ci vorrà sicuramente il giorno dopo. E quindi questo qua è tutto. Cercherò di farlo meno editato questo video perché alla fine non ci sta niente da editare qua. Erano soltanto aggiornamenti. Però vi voglio anche dire che uscirà un nuovo video di diverso tipo di nuovo. Quindi per favore aspettatelo, perché sarà un grosso cambiamento. Detto questo, vi saluto e ci vediamo a questo video che vi ho appena detto. Bella!